Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutte e tutti voi. Oggi ho preparato un argomento un po' scottante che secondo me è più un video di discussione che una vera e propria esposizione di teorie. Quindi io vi spiegherò quelle che sono le mie teorie, quelli che sono i miei pensieri al riguardo, ma vorrei sentire giù nei commenti alla fine del video quelle che sono le vostre impressioni o i vostri pareri al riguardo. E oggi parliamo del perché non si leggono libri scritti dalle donne. Ovvero perché è più facile che si punti verso degli autori maschili o che nelle classifiche italiane e di tutto il mondo ci sia una presenza massiccia di uomini e una manciata di autrici donne. Direi che è il caso di parlarne insieme. Come sempre, giù nell'info box trovate qualche link ad alcuni articoli che secondo me sono interessanti e rilevanti e che analizzano non solo la situazione italiana, ma che come me si pongono la stessa domanda, ovvero perché è più facile leggere libri scritti da uomini. Prima di partire per questa cosa ho fatto un po' una cernita della mia libreria, guardando quanti libri possedevo scritti da donne, quanti libri possedevo scritti da uomini. Devo dire che ne sono uscita parecchio bene perché la mia libreria Young Adult, o che così potremmo definire, presenta meno del 10% di uomini. La cosa non mi ha sorpresa, devo dire, perché nello Young Adult, nella letteratura per ragazzi, nel fantasy, possiamo definire che c'è una prevalenza di autrici donne. La cosa è stata un po' meno fruttuosa nella sezione classici, nella sezione contemporanei, dove la presenza di donne, che io trovo sempre molto interessanti da leggere, si attesta sul 35-40%, e stiamo parlando della mia libreria. Devo dire che sono rimasta abbastanza colpita da questo dato, perché ho sempre pensato di leggere indipendentemente dal genere, indipendentemente dalle autrici o dagli autori, però devo dire che c'è una netta prevalenza maschile, soprattutto per quanto riguarda i classici, e questo credo sia un dato che non sorprenda nessuno. Dall'altro lato, anche nei contemporanei, cioè in tutto ciò che non rientra in genere fantasy e young adult, la prevalenza è quasi sempre maschile. Non è un dato netto, come ad esempio stati quelli di Corriere, quelli delle classifiche dei libri più letti in Italia, dove ad esempio c'era solo una donna, o addirittura nella classifica dei 10 libri più letti dell'anno, nemmeno una, nonostante il premio Segra sia stato assegnato ad una donna, eccetera, eccetera. Però, insomma, questo qui è un dato che mi ha fatto pensare per l'ennesima volta su questa questione. Sempre riguardando me, io penso ai miei autori preferiti e quando cito sempre i miei autori preferiti sono tutti uomini. Questo è l'ennesimo dato che mi ha fatto un attimo interrogare su perché ciò è stato possibile, perché tutto ciò avviene. E prima che qualcuno parta con il discorso dicendo ma uno deve leggere qualcosa al di là del genere, non è che possiamo avere le quote rosa in letteratura, per l'amor del cielo, non è quello che io voglio dire, non è quello il messaggio di questo video, ma è parlare insieme del perché e delle ragioni che probabilmente sono dietro a una prevalenza di letteratura maschile tra le nostre letture. Ovviamente continuo ad escludere il genere young adult e fantasy, dove invece è un'area che è colonizzata da donne, dove le donne la fanno da padrone e anzi è forse più difficile per gli uomini inserirsi all'interno del genere. Ce ne sono tanti e anche di successo, non è che non esistono, ci sono Rick Riordan, Jay Kristoff, c'è Pierce Brown, Ransom Riggs, insomma gli uomini non mancano, però c'è una predominanza di donne all'interno del genere. Invece è tutt'altra questione quando arriviamo alla narrativa generale. Ovviamente quello che vi sto per fare è un esempio che ha un campione molto piccolo, nel senso che non posso parlare a nome di dati globali, perché sto parlando di tutti i lettori uomini che io conosco, tanti lettori uomini che io conosco. Ho iniziato a chiedere loro se leggono autrici donne, quante ne leggono. E mentre all'inizio la risposta è stata subito sì, certo, certo che non discrimino per genere, io leggo qualsiasi cosa. Però pensandoci un attimo e ragionando, hanno fatto il punto dicendo quasi tutti che effettivamente c'è meno del 10% delle loro letture sono composte da autrici femminili. E questo è un dato, secondo me, ovviamente microscopico. Stiamo parlando di un campione piccolissimo che riguarda la mia esperienza, quindi non può riguardare tutta la popolazione italiana di lettori.
Però è un dato che secondo me è replicabile in tante altre esperienze. Vorrei arrivare in fretta al succo per discutere con voi anche di tante varie opinioni. Io penso che i fattori fondamentali che spingano i lettori, soprattutto uomini, a leggere prevalentemente uomini, ma non solo, anche le lettrici donne a leggere prevalentemente uomini, potrebbero essere due. Vi ripeto che quello che vi sto per dire sono ovviamente mie considerazioni personali, quindi vorrei sapere anche la vostra opinione. Comunque, il primo motivo che secondo me è quello più importante e rilevante in tutto questo è un retaggio storico e culturale, ovvero che la letteratura femminile già viene chiamata letteratura femminile, ovvero come se tutto ciò che è stato scritto da una donna dovesse per forza appartenere a determinati generi o che comunque riguardasse una sfera più emotiva, più emozionale e che parlasse di determinate cose, che fosse traghettata verso determinati temi, come se parlare di letteratura femminile riguardasse solo certi generi. Parlo del romance, parlo anche del contemporaneo, ma quello che ha a che fare con la sfera emotiva e sentimentale e ovviamente la letteratura indirizzata ai ragazzi molto giovani. Mentre gli scrittori uomini, mentre tutta la narrativa che proviene da scrittori uomini viene considerata più universale, che parla in maniera molto più ampia di certe cose e parla ovviamente a più voci e a più persone. Ovviamente questo è uno stereotipo, come si potrebbe fare dall'altra parte. Nicholas Sparks, che io non leggo, però è considerato uno dei più grandi autori di letteratura romance femminile, ok? Mentre invece quando parliamo di Novecento, quando parliamo di letteratura universale che parla davvero a tantissimi, i nomi che vengono in mente sono sempre molto pochi dal lato delle donne. Penso ad Alice Munro, penso a Margaret Atwood, penso a Simone de Beauvoir, penso a Erika Le Guin, penso a... Purtroppo ha troppe poche autrici che vengono considerate globalmente voci universali. E ovviamente questo è un limite mio, nel senso che in questo momento fatico a pensare a scrittrici donne che universalmente vengono riconosciute e concepite come grandi voci della narrativa, che indipendentemente dal genere scrivono cose apprezzate da tutti. E invito anche voi a ragionare su quante letture quest'anno avete fatto di autrici donne rispetto ad autori uomini, e non perché dovete per forza privilegiare le autrici donne per avere una sorta di quota rosa nelle vostre letture, ma perché effettivamente ci sono dei preconcetti che noi attribuiamo alla scrittura femminile che non dipendono da noi, sono qualcosa che ci è entrato dentro e che noi in qualche modo abbiamo interiorizzato, quindi nemmeno riusciamo a distinguere se è un nostro pensiero effettivo o è qualcosa che ci viene imposto dall'esterno. Penso solo a le giurie di qualità, la composizione dei vari premi letterari, a quant'è la presenza femminile rispetto a quella maschile e come forse viene fatto spesso, oppure semplicemente in queste giurie, perché parlo di premi letterari, eccetera, probabilmente le letture di scrittrici donne sono notevolmente inferiori rispetto a quelle degli autori uomini e in ultimo che vengano tendenzialmente sottostimate, proprio perché il preconcetto che una voce maschile sia una voce universale è un retaggio del patriarcato. E questa cosa io evito sempre di dire questa parola perché mi rendo conto che è respingente per tante persone, però ogni tanto è proprio consona alla situazione e questo secondo me è uno di quei casi. Il fatto che dire che la voce di un uomo è più universale rispetto alla voce di una donna che è brava nello scrivere determinati generi è chiaramente una forma di sessismo all'interno della letteratura. Anche se io sono convinta che alla stragrande maggioranza dei lettori italiani, questa è una convinzione mia come tutto il resto di questo discorso, non importi tanto il genere dell'autore quando si approccia ad un libro, è proprio tendenzialmente disinteressato al fatto che sia una donna o che sia un uomo, ma quanto più a trovare un libro che possa parlare a sé o possa fargli vedere uno squarcio di realtà diverso. Però invece non è proprio così nell'ambiente intellettuale, che è ovviamente dominato da una presenza massiccia di uomini. E in questi ambienti, ma anche in tanti lettori, perché è innegabile,
purtroppo ci sono tantissimi preconcetti interiorizzati che portano a pensare che le voci femminili possano parlarti solo di determinate cose, mentre una voce maschile è sicuramente più universale. Chiaramente, poveretti. Spesso quando si ragiona sul voci femminili o voci maschili si dice che cosa differenzia la letteratura femminile da quella maschile. Secondo me è sciocco, è una domanda veramente sciocca, nel senso che non ci sono voci femminili che parlano tutte alla stessa maniera, non ci sono voci maschili che hanno dei canoni e parlano tutti alla stessa maniera. E il fatto che secondo me noi continuiamo a utilizzare questi stereotipi di genere, come quando entrate nelle librerie, spessissimo quando entriamo nelle librerie noi vediamo lo scaffale letteratura femminile, dovremmo iniziare anche da questo a porci differentemente nei confronti di quello che stiamo per leggere. Noi non leggiamo letteratura femminile, leggiamo letteratura, e è scritto da una donna o da un uomo non dovrebbe essere un dato rilevante, perché l'importante è sempre sempre il contenuto. Continuare anche a ghettizzare le autrici femminili in uno scaffale in libreria con scritto letteratura femminile continua solamente a sostenere quegli stereotipi e quei retaggi culturali che noi ci portiamo dietro. Quando io ho chiesto ai miei amici lettori se leggevano più uomini o più donne o in una certa maniera, ho trovato, e anche io da un certo punto di vista mi sono sentita un attimo spiazzata allo stesso modo, una certa resistenza, perché quando si parla di mettere in discussione i propri gusti ci si sente sempre un po' attaccati sul personale, ovviamente, però pensare che noi stiamo leggendo più autori uomini rispetto a più autrici donne, chiedersi il perché non è un qualcosa che attacca noi come lettore, non deve essere percepito come un qualcosa che ci mette in discussione, perché probabilmente non è una cosa che dipende totalmente da noi, quindi nessuno sta facendo l'accusa di nessuno. Perché noi quando ci poniamo questa domanda mettiamo un po' in disordine il nostro status quo, perché noi pensiamo di avere tutte le letture che ci servono e che sia tutto ok così. In fondo stiamo mettendo in dubbio noi stessi, i nostri gusti e quello che ci piace, quello che abbiamo letto fino ad ora. Questo secondo me, e questa rabbia un po', questa sorta di resistenza che noi facciamo a questa domanda perché leggiamo più uomini, non deve essere un attacco verso noi stessi, non deve essere visto come un qualcosa contro cui dobbiamo combattere perché pensiamo che sia sbagliato. Dovrebbe essere semplicemente una domanda che ci porta a pensare, ok, forse fino ad ora ho letto più uomini, perché per una serie di motivi sono stato più traghettato coscientemente, incoscientemente, verso determinate letture, verso determinati autori, e che dentro di noi abbiamo interiorizzato determinati aspetti, senza neanche dare la chance ad altre autrici di provare la loro bravura e il loro carattere, insomma. E abbiamo semplicemente determinato che alcuni stereotipi legati alla lettura che noi andiamo ad attribuire al genere letteratura femminile ci hanno condizionato nella scelta di quelle che sono le nostre letture. Questo è il primo punto che secondo me è molto rilevante. Il secondo è quello della difficoltà nell'essere esposte ad alto livello, e con questo intendo che tantissime autrici femminili per anni hanno subito una vera e propria resistenza, proprio per quello che vi dicevo prima, ovvero che noi consideriamo la letteratura femminile come un genere a parte. Quando noi consideriamo la letteratura femminile come un genere a parte, noi stiamo ghettizzando le autrici donne, quindi si pensa che le autrici possano scrivere questi generi e quelli soltanto, quindi è anche un modo per incoraggiare le autrici a scrivere quelle cose. Ma quando un'autrice scrive qualcosa che diciamo non appartiene alla categoria di letteratura femminile, si trova in estrema difficoltà nella pubblicazione, nel farsi pubblicare e nel farsi accettare dalle case editrici. Penso solamente ad esempio a tutte le autrici che hanno dovuto cambiare nome, usare uno pseudonimo per essere pubblicate. Il caso più eclatante della nostra epoca è sicuramente J.K. Rowling, che ha dovuto usare le iniziali del proprio nome per non essere subito identificata come donna, se no le avrebbero ovviamente rifiutato il libro e soprattutto probabilmente il pubblico non lo avrebbe comprato, perché il genere che stava scrivendo non era proprio un genere da donne, questa cosa non era molto ben accetta all'epoca. E le cose non è che tuttora sono cambiate del tutto.
comunque ancora si fatica a essere pubblicati quando una donna scrive narrativa generale, quando una donna scrive determinate cose. Perché mentre ad esempio abbiamo sdoganato l'area fantasy, l'area young adult, nella narrativa generale la percentuale di donne pubblicate, sostenute dalla casa editrice, che hanno la possibilità di essere considerate nei concorsi, di essere considerate nei premi più importanti, eccetera, è sempre molto più difficile rispetto a un uomo. Le commissioni di tantissimi concorsi sono prevalentemente composte da uomini e per loro essere rappresentate, essere considerate è più difficile. Questo non è solo pensiero, è proprio un dato globale. Potete pensare, ed è legittimo secondo me, che questi siano miei vaneggiamenti e considerazioni, perché alla fine se uno nella giuria è obiettivo non è assolutamente qualcosa che terrebbe mai a mente, ma purtroppo è così. Purtroppo quando c'è un tipo di letterati che fanno parte di una determinata categoria e che hanno dei preconcetti, ma che vengono dall'alba dei tempi, cioè fino al 700, quante donne pubblicate ci sono state? Quanto spazio alla letteratura femminile è stato dato? Nessuno, perché non era pensabile per una donna scrivere. Hanno dovuto scrivere sotto pseudonimi, fingendosi il marito, fingendosi il fratello. Dopodiché la letteratura femminile era stata concepita solo come quella rivolta alle donne. E pensare che Mary Shelley ha dovuto pubblicare Frankenstein in anonimo è assurdo secondo me, perché quello è un meccanismo che tuttora si ripete. Se un uomo scrive una determinata cosa è più facile che venga pubblicato, se lo scrive una donna è probabile che le venga detto ma non vuoi scrivere qualcos'altro, oppure guarda non mi sento sicura nel pubblicarlo perché probabilmente non avrei riscontro nel pubblico. Questo è un meccanismo di marketing anche, quindi capisco che la casa editrice si prenderebbe un grosso rischio, ma il problema è che noi dobbiamo eliminare il fattore culturale, dobbiamo eliminare quel rischio che se fosse scritto da una donna, un libro che probabilmente viene considerato universale non verrebbe letto. E noi come lettori, secondo me, la cosa che possiamo fare in primis è eliminare quel pregiudizio del quale vi parlavo prima. È eliminare il pensiero che una donna non possa scrivere un qualcosa che parli a tutti, che una donna possa scrivere solo romance, che una donna possa scrivere storie d'amore frivole, ma che invece non possa parlare anche di storie femminili che parlano dell'umanità. Perché quando penso alla Atwood, ad esempio, che secondo me è una grande voce del Novecento, della seconda metà del Novecento, io penso a una letteratura che sì, parla di storie di donne, ma che parla anche di uomini, parla tantissimo della condizione umana, parla tantissimo dell'evoluzione politica, storica e culturale. Se non è questa una voce universale, che cosa lo è? Un po' il succo di questo video è capire se secondo voi quelle che ho elencato prima possono essere due delle migliaia delle motivazioni, però sapere anche qual è il vostro punto di vista, quali sono le vostre letture e se effettivamente questo problema della difficoltà nel leggere qualcosa scritto da una donna l'ha riscontrato anche voi, se per caso succede. E ripeto, questo non vuole essere un video che ovviamente attacca voi lettori, è una cosa che ho già ribadito prima, ma ci tengo perché so che a volte bisogna un po' sottolinearli e stressarli i concetti, ovvero che noi è normale che quando sentiamo dire tu leggi più uomini proviamo una certa resistenza nel metterci in discussione, perché è un po' come se ci sentissimo attaccati nei nostri gusti in qualcosa che sicuramente non facciamo volontariamente. Però io vi invito un attimo a mettere in discussione e chiedervi perché leggete più uomini che donne. Probabilmente non è una cosa che dipende da voi, dipende da agenti esterni, però secondo me è un ottimo argomento di discussione quello di cercare un attimo di capire le motivazioni dietro a questo problema, perché è un problema. Il problema secondo me è anche la mancanza di empatia in una storia raccontata anche da qualcuno che non proviene dal nostro sesso. Le donne ci riescono? Perché non ci dovrebbero riuscire gli uomini? Non credo siano più limitati. Niente, io direi che oggi la concludo qua perché ho blatterato davvero per un bel po' di tempo. Spero che questo video vi risulti interessante. Come tutti i venerdì, il Feminist Friday continua anche su Instagram. Se voi postate una foto usando l'hashtag Feminist Friday, io riposto tutto sul mio account, nelle stories, in modo che questo sia una cosa partecipata e sempre il più globale possibile, perché mi fa davvero piacere. Ci sentiamo giù nei commenti perché sono molto curiosa di sentire le vostre opinioni. Vi ringrazio tantissimo per essere qua anche oggi e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!